Salve ragazzi, salve a tutti, benvenuti nel mio nuovo video, io sono Anna. Allora, io adesso mi sto struccando perché voglio innanzitutto farmi la ceretta al baffetto e poi mi voglio truccare perché tra poco devo uscire, quindi voglio truccarmi insieme a voi. Vediamo un po'. Allora, io mi sono messa qui lo specchio perché lì è molto distante e non riesco a vedere. Ok. Adesso ci strucchiamo, anche se io me l'ho già struccata prima, comunque lo rifaccio di nuovo. È sempre buono togliere tutto, non sporzi. Stavo pensando che ovviamente prima di truccarmi voglio provare a fare il... diciamo con queste striscette la parte del baffetto, perché solitamente io lo faccio dal, diciamo, dall'estetista, invece stasera voglio provare a soffrire qui a casa. Proviamo, non so che cosa mi uscirà, proviamo. Mi strucco ancora un altro pochettino, così ho la pelle tutta bella, ok, sistemata. Voilà. Fatto ragazzi, mi sono struccata. Allora, io ovviamente voglio mettere prima un poco di olio. Giusto qualche goccina. Lo facciamo un po' asciugare. Ah, che bello, raga. Com'è fresco. Molto, molto fresco. Adesso vediamo che cosa succede. Speriamo che non mi fa male. Cioè, dall'estetista non mi fa male, però qua a casa non so se riesco. Ci proviamo. Ok. Devo aprire. Oh, raga. Ci provo? Così, addio. Dio, com'è doloroso. Non riesco, ho paura. Mamma mia. Mamma, com'è doloroso. Basta ragazzi, ho sofferto fin troppo. Poi ho comprato questo, diciamo questo qui, che è un dopo cera, un olio alla rosa. Buono, secondo me deve essere buono, infatti devo metterlo. Allora, alcuni non se ne sono andati, infatti adesso provo con la pinzetta. Ecco qua.
Ma non pensavo che era così doloroso. Oh mio Dio, ancora mi brucia. Ancora mi brucia. Ok. Allora. Adesso ci trucchiamo. Io avevo preso tutti i trucchi. Perfetto. Allora mettiamo un po' di... Ok, facciamo un attimo l'ultima cosa. Ok, adesso iniziamo a spalmare per fare la base. Ok, anche se sono in ritardissimo, ma lo sanno comunque, chi mi conosce sa che io... oddio, non sono sempre puntuale, infatti stasera non lo sono, ma non mi interessa, perché vi avevo promesso che tutti i giorni facevo dei video, e quindi questo è il primo video della settimana. Prendiamo un po' di fondotinta. E voilà. Adesso spalmiamo bene il fondotinta. Io, da come potete vedere, io non utilizzo i pennelli o roba del genere, io preferisco con le mani, ragazzi. Sicuramente sarà sbagliatissimo, ma io mi piace molto molto più con le mani che così. Perfetto. Ovviamente ancora non mi sono vestita, quindi metterò sicuramente qualche vestitino, anche perché qui fa un caldo bestiale, bestiale. Mettiamo un po' di cipria. È giusto un trucco, non, nulla di che, giusto per andare a prendere un caffè o un gelato fuori stasera, quindi nulla di che, però voglio dire... Va bene così. Perfetto. Facciamo così. Ah, ma mi serve la trousse. Quindi, visto che mi metto un vestitino con i fiori sul lilla, io metterei una base, questa qua così, vedete? Che sembra sul lilla. Ok, così almeno. Perfetto. Devo marcarlo un altro poco. Cioè, sto sudando tantissimo, ragazzi, veramente tantissimo, perché fa un caldo stasera allucinante. Ok, questa parte è già fatta. Adesso andiamo all'altra. Capelli. Sì, effettivamente per mettere l'ombretto utilizzo il pennello, sì, effettivamente sì, ma per il resto no, non utilizzo nessun pennello. Preferisco con le mani. Adesso lo sfumo un po' sul chiaro. Ecco qua. La parte interna.
qua. Anche se non tanto mi fa vedere bene questo, diciamo, ecco, questo qui riesco meglio, eh? Infatti, perfetto. Ok, quindi questo è fatto. Allora adesso ho perso la matita, quella che faccio, provo a fare un po' le sopracciglia. Dal caldo, cioè voi non potete immaginare, ma dal caldo sento praticamente che mi si scioglie il trucco. Ok. Perfetto, le sopracciglia sono a posto. E voilà. Anche se certe volte le faccio più, le mie sono talmente sottili, ragazzi, sono molto molto sottili. E io solitamente mi aiuto con questa penna che è proprio per le sopracciglia. Perfetto. Sì. Ok. E poi, dopo aver fatto questo, mi metto ovviamente la matita, quella giusta. Allora, questa, vedete, praticamente serve anche per sfumare. Ok. Non potete immaginare, ragazzi, il caldo che fa. Voi non lo potete immaginare. Vi piace? Ma va bene, mettiamo la matita. Ecco. E quando fa caldo, ragazzi, vi posso garantire che è molto 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 faticoso truccarsi, perché uno sistema sistema e poi vedi il lavoro che hai fatto, lo vedi proprio andare al diavolo. Infatti, ok, adesso metto un po' di rimella, che non lo trovo, eccolo qui. E poi metto un po' di rossetto. Provo a fare così. Mamma, che caldo, ragazzi, non potete capire il caldo che fa. Un caldo bestiale, veramente bestiale. Ok, mettiamo un po' di lucida labbra.
Perfetto ragazzi, io ho finito e infatti adesso vado a sciacquarmi le mani. Tra pochissimo. Rieccomi ragazzi, allora mi sono sciolte i capelli anche se fa un caldo bestiale, infatti me li sto rilegando di nuovo perché veramente si muore dal caldo qui. Adesso mi devo andare ancora a sistemare, quindi ancora mi devo andare a vestire. Il trucco è venuto molto delicato, sì, mi piace, sì. E adesso non mi resta altro che fumarmi una bella sigaretta. Così nel frattempo parliamo, io anche se sono in ritardo, ma le cose le devo fare con molta, molta calma. Ma le mie amiche lo sanno che io sono una ritardataria. Sì, da poco però, da poco perché prima non lo ero. Invece adesso sono molto ritardataria, molto molto molto. Devo andarmi a stirare anche i capelli. Quindi. Eccomi ragazzi. Ovviamente non c'è mia figlia a casa, perché sennò altrimenti non ci fumavo io. Raga, sto sudando però, che diamine, mo mi sono truccata. Dio, che scocciatura però. Mi sa che devo andare un attimino a prendere un po' d'aria dal balcone, perché sennò altrimenti il trucco, anche se è molto delicato, molto sottile, cade tutto giù. Arrivo subito. Rieccomi ragazzi, volevo semplicemente salutarvi perché devo andarmi a preparare, a finire di vestire perché mi devo levare queste cose e poi si esce insieme ad una mia carissima amica. Vi mando un bacione grande grande, buonanotte a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!